tornato il Milan di Stefano Pioli. Vince, convince e torna alla vittoria finalmente la formazione rossonera di Stefano Pioli. Possiamo dirlo forte. Pioli is on fire e martedì sera negli ottavi di finale di Champions League grandi emozioni a San Siro. È tutto pronto per l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Milan e Tottenham. Intanto ragazzi, prima dell'andata contro gli Spurs di Antonio Conte, il Milan ritrova l'assist di Theo Hernandez, il colpo di testa per il settimo sigillo in questo campionato, in questa stagione per Olivier Giroud. Si è girato Olivier Giroud. Un gran gol, un golasso di Olivier Giroud regala tre punti importantissimi. Una vittoria davvero scacciacrisi dopo due pareggi e tre sconfitte. Tre sconfitte consecutive. Dopo un gennaio da dimenticare sotto ogni punto di vista. Voci extracampo che questa sera non commenterò assolutamente perché sul mio canale si parla di sport giocato, non di queste voci che sono uscite nell'ultima ora che riguardano Magic, Mike Maignan, Tommaso Pobega, Andrea Calabria, ma quasi tutto lo spogliatoio rossonero. Il Milan questa sera da grande squadra risponde sul campo con una prestazione che probabilmente non potrà ancora ricordare la formazione che lo scorso anno ha sollevato lo scudetto in quella del Mapei Stadium, ma questo Milan agguerrito con tanta voglia è ritornato finalmente alla vittoria. Vittoria pesantissima e adesso il Milan almeno per una notte rientra tra le prime quattro, rientra all'interno della zona Champions League a meno due dai cugini nerazzurri dopo una settimana davvero passata con tante difficoltà dopo la sconfitta di misura partita nel derby della Madonnina domenica scorsa con il colpo di testa decisivo firmato da Lautaro Martinez. Ma andiamo con il racconto del match. Arrivava a San Siro alla scala del calcio il Torino di Ivan Juric, vittorioso a fine ottobre, precisamente lo scorso 30 ottobre grazie al colpo di testa all'interno dell'area piccola firmato da Gingy, l'1-2 granata Gingy Milanciuk ad abbattere il muro rossonero all'Olimpico Grande Torino. Impresa poi granata negli ottavi di finale di Coppa Italia con l'asset Baglie a dopo a escludere tra le migliori otto della Coppa Italia la formazione rossonera. Una Milan che arrivava come detto da due pareggi, tre sconfitte, una sola vittoria nelle ultime otto gare, una sola vittoria dopo la sosta della Mondiale di Qatar 2022, una sicuramente delle cause del crollo rossonero che non vinceva dallo scorso 4 gennaio del match che ha riaperto il campionato alla Recchi contro la Salernitana di Davide Nicola, non vinceva davanti ai propri tifosi addirittura dallo scorso 13 novembre, dal successo con tante difficoltà. Ricordiamo la prodezza di Olivier Giroud contro lo Spezia nel match che ha preceduto il successo e sofferto contro la Viola di Vincenzo Italiano. Ecco, un 2022 che si era chiuso con tante problematiche in casa rossonera e un 2023 che ha sollevato ancora di più queste problematiche, questi problemi in casa del Diavolo, che però questa sera ha sofferto nel corso del primo tempo. Grande chance per Antonio Sanabria al 19esimo che rientra, riceve sulla destra, rientra sul sinistro. C'è anche da considerare un grande intervento, seppur c'è anche un fallo dell'ex attaccante del Grifone su Simon Kier. Grande però riflesso, pronto intervento da parte di Tatarassano che risponde presente all'attaccante
Presidente paraguayano. È un Torino che sembra comunque in controllo nel corso della prima frazione, una grande manovra, granata, avvolgente, Milan in difficoltà, il peggiore in campo senza ombra di dubbio, nel 3-4-3 di Stefano Pioli adottato dopo le tante difficoltà e occorse nel corso del derby, il nuovo modulo, questo 3-4-3, il peggiore in campo nel corso del primo tempo, Brahim Diaz, quasi inesistente, annullato sia da Gingy che da Buongiorno, invece Rafael Leao. La prima conclusione sullo specchio della porta per il Milan arriva al 54esimo con una verticalizzazione di Olivier Giroud a premiare proprio Leao, che però tenta la conclusione, che però viene salvata da un attento Milinkovic-Savic, che si supera poi 3 minuti più tardi sulla conclusione con il sinistro di Olivier Giroud, praticamente salvataggio sulla linea. Grande chance ancora per l'ex grifone Antonio Sanabria con il sinistro prima del colpo di testa sull'assist di Theo Hernandez dopo un calcio di punizione di Sandro Tonali. L'assist di Theo Hernandez per il colpo di testa vince da parte di Olivier Giroud, che ritrova il gol, 7° sigillo nel campionato, 2° gol consecutivo a San Siro davanti ai propri tifosi dopo quello inutile purtroppo realizzato contro il Sassuolo nella festa della manita nero-verde alla scala del calcio. Una Milan che spreca l'occasione con Theo Hernandez in contropiede per chiudere il match sull'assist di Kalulu. Grande chance ancora per il Torino da palla inattiva con l'autogol rischiato da Tonali in punto di deviazione all'interno dell'area piccola. Un Torino che comunque ci prova fino alle ultime occasioni, palla inattiva, svetta addirittura Milinkovic-Savic, palla alta sopra la traversa prima dei 3 fischi che chiudono questo anticipo della terza giornata di campionato, 22esima giornata che si apre con il successo di misura, con la vittoria ritrovata per il Diavolo, per il Milan di Stefano Pioli, che almeno per una notte può respirare e adesso può iniziare a pensare agli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte. Martedì sera, una notte da leoni per il Diavolo in Champions contro gli Spurs. Adesso per attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.